Allora, Cristian, l'estate è la stagione in cui si beve champagne, ma ce n'è uno, soprattutto in questi litorali, che non può mancare. Direi di sì, Filippo Annà. Filippo Annà, ecco, è il famoso, cioè, si diceva era lo champagne dell'avvocato, era lo champagne di tanti attori, calciatori, ma secondo te qual è il segreto del successo? Tu che lo vendi tutti i giorni, al di là del nome che è molto importante, ma ricordiamo che l'Italia è il primo paese estero per Filippo Annà, quindi alla fine ci deve essere anche un qualcosa che combina il gusto Filippo Annà con il gusto italiano. La grande firma di Filippo Annà, sempre preservata nel tempo da Mongiardino, che comunque ne ha fatto un grandissimo prodotto. Qualitativamente siamo a livelli molto alti e quello ce lo possono dire chi lo beve in un certo senso ci dà sempre la ragione del fatto che la qualità del prodotto c'è. La firma conta, però poi c'è questo, secondo me, questo carattere molto carnoso, ma anche una freschezza impressionante, cioè questo riuscire a avere uve molto cariche, molto ricche, però l'impressione generale è quella di una leggerezza. Secondo me la gente lo champagne vuole, poi magari non solo al mare, ma in generale vuole questa briosità, questa leggerezza. Lo champagne sa da bere proprio. Il bello della bollicina è questo. Filippo Annà, la ricetta della casa è quella comunque di fare un prodotto che si beve bene, è molto piacevole ed è accettato da tutti. La riuscita è perfetta. È quella, questione di aspettative, è quella di trovare un bicchiere. E invece ecco, un altro prodotto che dimostra le capacità di Mongiardino di scoprire talenti, no? Frank Pascal è un'azienda che fino a pochi anni fa nessuno conosceva e che oggi invece tutti conoscono. Qui invece, secondo te, qual è il segreto del successo o la cosa che ti piace di... La prerogativa del fatto che comunque si arriva da una grande, da un grande maestro come produzione come crescita di, come sua crescita personale, sia un prodotto che siamo sull'ordine di qualche migliaio di bottiglie, quindi piccolo molto rispetto a Filippo Annà, è assolutamente più piccolo. Piccolissimo, ma con un prodotto di qualità estrema, dal Provenza, l'Intersense, abbiamo comunque delle realtà che sono... Beh, poi direi che anche qui c'è questa nota sapidissima, asciutta, ancora più leggera e ariosa, però poi sembra leggera, però poi c'è una lunghezza enorme, cioè in bocca rimane questo carattere che secondo me viene molto accentuato. Poi questo sta Pinot Meunier, è un goccio di Chardonnay, cioè proprio 6%. La bella acidità dello Chardonnay, la struttura e l'acidità stessa del Pinot Meunier, che comunque lo porta, che gli dà questo? È importante, una bella bollicina, una bella acidità, ma con una gran longevità anche in questo caso. Perfetto. Grazie, andiamo a provare la sua longevità con tutti questi prodotti qua.